Buongiorno ragazzi, buon martedì 4 aprile, 5 aprile. Non lo so, è presto, non sono neanche le 7 qui, è già tanto che sono in piedi. Nuovo video oggi, nuova rasatura e per venire incontro alla richiesta di un amico che sul tubo mi ha chiesto di fare una specie di tutorial, benché si sia già, ho pensato di accoppiare questo video di rasatura con un mini tutorial sull'utilizzo del rasoio a mano libera. Quindi oggi nuova sbarbata con il mano libera, utilizzeremo il Dovo 6 ottavi Special. Che è il più facile secondo me dei rasoi a mano libera che ho in possesso e verosimilmente un po' è il più facile in generale o tra i più facili. Perché? Perché è un rasoio da 6 ottavi con una punta tonda, quindi con la punta in assoluto più sicura, quella diciamo così meno pericolosa. La pericolosità del rasoio a mano libera, se possiamo chiamarla così, viene dalle dimensioni del rasoio. Le lame del rasoio a mano libera si misurano in ottavi di pollice, quindi 8 ottavi varrà un pollice di altezza dalla costa al filo della lama e un pollice è circa poco più di 2 centimetri. Quindi questo è un 6 ottavi di pollice. E dicevo, oltre che dalla dimensione, dalla punta, esistono delle punte come le punte francesi, le punte spagnole o le punte cosette square, che hanno degli spigoli vivi che possono in alcuni casi, se mal gestite, provocare effettivamente dei tagli, soprattutto negli angoli del viso, sull'angolo della mandibola o lì dove ci sono dei cambi di inclinazione da fare. Il rasoio si chiama a mano libera perché, a differenza del rasoio di sicurezza, non ha una barra di sicurezza, la lama è completamente esposta e naturalmente, salvo qualche modello vintage estremamente bello, non è intercambiabile. E perché l'inclinazione della lama sulla pelle non è aiutata in nessun modo dalla conformazione del rasoio. Mi spiego, i rasoi di sicurezza, voi sapete, hanno la testa che è più o meno tonda, questa curvatura. Come dire, invita all'appoggio corretto, all'apertura dell'angolo corretto sul viso della lama, così da rendere l'inclinazione la più efficace ed efficiente possibile. Il rasoio a mano libera non fa nulla di tutto ciò, è un'esperienza personale, d'accordo? Bisogna un po' con la pratica abituarsi. E quindi come lo incliniamo il rasoio? Allora, dipende dalle passate del pelo, del contropelo, dell'obliquo che noi dobbiamo fare. Oggi, visto che sono abbastanza in ritardo, comunque faremo soltanto verosimilmente pelo e pelo obliquo perché sennò non arrivo più al lavoro. Però, nella passata del pelo, terremo la lama del rasoio inclinata di 30-40 gradi, tra i 30 e i 40 gradi, perché questo è l'angolo con cui il pelo fuoriesce dalla cute, quindi è l'angolo ottimale nella passata di pelo per inciderlo senza schiacciarlo, perché come per il rasoio di sicurezza, la passata con rasoio a mano libera nel senso del pelo dovrebbe poter portare via il grosso della barba da radere. Nell'obliquo e nel contropelo, quando ormai il pelo è molto corto, la lama va appoggiata quasi di piatto, quasi parallela all'uscita del pelo dalla pelle per poterlo tagliare il più vicino possibile alla base e dare così una rasatura profonda. Si dice che dicono che alcuni dicono che la rasatura comunque del rasoio a mano libera non vi darà mai una BBS, una rasatura profonda come quella del rasoio di sicurezza. Questo, scusatemi, è una balla grossa come una casa. Chi lo dice o non ha mai usato un rasoio a mano libera o non lo sa utilizzare, o quantomeno non lo sa utilizzare correttamente. Vi garantisco che il rasoio a mano libera, se utilizzato correttamente, dà una rasatura profonda e meno irritante di tanti rasoi di sicurezza, di tante lamette e soprattutto di tutti i multilama. L'ultima nota da fare sono naturalmente, come dire, è relativa alla gestualità del rasoio a mano libera, innanzitutto alla sua impugnatura. Dietro il tallone della lama, fra gli stabilizzatori che sono questi spessimenti dell'acciaio alla base della lama, due dita, indice medio, il pollice viene appoggiato al di sotto del cosiddetto codolo, ok? Quindi questa coda del dito. I rasoi, diciamo, molti rasoi, quasi tutti hanno, non so se si vede una zigrinatura. Si vede? Sì, eccola qua. Per favorire la presa delle dita, mentre il quarto dito si appoggia sul cosiddetto poggia dito che aiuta a bilanciare il rasoio sulla pelle.
Alcuni rasoi, se non sbaglio di fine 800 francese, hanno un poggiolito molto lungo per permettere l'appoggio anche del mignolo, ma vabbè, tant'è. Questo è in sintesi il tutorial sul rasoio a mano libera. Scusate, vado un po' di corsa, ma vi ripeto, sono già 5 minuti di video, siamo prossimi alle 7, io devo andare un po' di corsa. Faccio però un video e vi presento un sapone nuovo, che nuovo, ce l'ho da un bel pezzo. I più attenti di voi, soprattutto su Facebook, mi hanno giustamente chiesto, ma scusa, ma quell'altro sapone non lo provi? Ma l'hai preso, avevi detto che ce l'avevi? Ebbene sì, ce l'ho, però il tempo poi è cambiato, abbiamo dovuto utilizzare profumi più estivi, più freschi, poi o meglio, ho provato i primi che eravamo praticamente in autunno, per cui ho provato gli aromi un po' più, come dire, caldi, ma poi siamo dovuti arrivare agli aromi veramente caldi per l'inverno. Adesso comincia a far caldo, è il momento di tirar fuori, eccolo qua. Via Barberia, due frutti. Abbiamo provato due erbe, che è un po' muschiato come profumo, ha due acque che è abbastanza neutro, dovrebbe essere fresco, ma in realtà, ma onestamente non mi dice molto. E adesso manca due frutti, che è il terzo sapone della linea di Via Barberia prodotta dalla Omega. Ok, appoggiamo la scatola, dentro c'è un foglietto. Il ricordo che ho, visto che purtroppo poi si usa sempre di rado e poi quando uno poi ha tante cose fa veramente fatica, è sempre quello di dunque. Rinfrescante, olio di mandorle dolci emollienti. Non mi dice niente sulla profumazione, che dovrebbe essere tipo agrumata. D'accordo. Vi dicevo, gli altri caratteristiche di Via Barberia è, vabbè, essere un sapone di qualità, perché stiamo parlando comunque di un sapone fatto da Omega, quindi comunque è un'azienda italiana che ha esperienza nella rasatura rilevante. Che ha, se non ricordo male, perché vi dicevo, nella rotazione dei vari saponi finisce che poi uno lo usa un paio di volte ogni tanto, ma se un po' non fa fatica a memorizzare tutte le caratteristiche, è un sapone che ha degli profumi abbastanza delicati. Questa è la confezione, come vedete, di metallo di due frutti. Vediamo se c'è crema delicata per la rasatura, emolliente rinfrescante. Linci mi sembra una roba adeguata, ma io volevo capire. Vabbè, non lo sappiamo. Sentiamo il profumo. Eh sì, eccolo qua. Allora, devo dire che al primo naso sembra, al primo colpo di naso sembra effettivamente molto più importante il profumo rispetto a due acque o a due erbe, ed è effettivamente agrumato. È un sapone abbastanza duro, per cui noi lo andiamo a inumidire un pochettino con l'acqua, in modo tale che, e a bagno abbiamo messo il pennellino di Roberto Cavallo con il manico in legno di amaranto e la nostra ciotola cinese con il fondo zigrinato, si vede, sì. Va bene, quindi faremo un montaggio in ciotola, ci inumidiamo il viso, scusate, con il pennello strizzato e poi cominciamo a prelevare il sapone. Beh, si sente, sembra più che agrume, sembra quasi un pompelmo, almeno mi sembra così di notare una nota di pompelmo. Ricorda molto più delicato, molto meno importante come intensità il grapefruit della Taylor. Pennello caricato, vediamo se basta. Onestamente ho un ricordo vago di una schiuma un po' difficile da fare, però. Ciotolina. E montiamo il nostro sapone
due frutti. Difficile direi di no, anzi, perché sembra che si stia comportando bene, direi. Guardate qua. Proviamo ad aggiungere un po' di acqua. Proprio a gocce. E montiamo in viso il resto. Scusate, appoggio la ciotola. Come per la rasatura con il rasoio di sicurezza, anche per il mano libera, ragazzi, mi raccomando, mano leggera, se no ci si fa male. E questa volta ci si fa male veramente. Personalmente ritengo che la gestualità del mano libera, come dire, sia abbastanza simile a quella dello chavette, con la differenza che secondo me il rasoio mano libera perdona molto di più dello chavette. Parola torna indietro, mi sembra che ce ne sia, di schiuma ce ne sia abbastanza e devo dire il profumo è anche buono. Bagniamo il nostro rasoio e partiamo con la rasatura. Mi raccomando, l'altra cosa più importante che nella rasatura con il rasoio di sicurezza è il face mapping, quindi riuscire a inclinare il rasoio secondo il verso di direzione o in opposto nel caso del contropelo rispetto alla direzione del, diciamo, scusate, sono io. Allora, rifacciamo. Più importante che per il rasoio di sicurezza è il face mapping, proprio perché è più difficile inclinare il rasoio, quindi bisogna cercare di fare dei passaggi ben orientati nel senso di crescita del pelo se stiamo facendo il pelo, nel senso obliquo o in opposto al senso di crescita del pelo se stiamo facendo la passata obliqua o il contropelo. E più importante che per il rasoio di sicurezza, il tendere la pelle per offrire al taglio della lama nel modo migliore, nel modo più esposto possibile il pelo. Il rasoio mano libera a me piace al di là della storia, vedete 30-40 gradi, allora 40, 90, aspetta, facciamo da questa parte, 90 è così, 45 è la metà, un po' meno. Poi si va anche, non è che siamo tutti uguali. Poi bisognerebbe cambiare mano da un lato all'altro, io in realtà non lo faccio. Perché sono un mancino puro e mi sgozzerei. Però l'altra cosa che mi piace tantissimo della rasatura a mano libera, che è meno evidente nella rasatura invece con il rasoio di sicurezza, è, a parte se non si usano certi tipi di lame, è proprio
il rumore della lama, il canto del rasoio. Va bene, passata di obliquo, recuperiamo la nostra ciotola, vedete che mantiene ancora abbastanza bene il montaggio, e questo è una cosa che ci che non ci deve stupire, perché stiamo parlando comunque di un sapone innanzitutto made in Italy. Già questo di per sé, a mio modo di vedere, costituisce una grande un'eccellenza di per sé. E poi stiamo parlando di un sapone made in Italy fatto da Omega, quindi comunque una marca che ha una ditta che ha una grande esperienza pluridecennale. Quindi il profumo di questo sapone è decisamente molto più presente e importante rispetto a quello dei suoi fratelli, Due Erbe e Due Acque. Dei tre direi che Due Acque è quello più neutro, meno identificato. Invece questo c'ha il suo perché. Poi a me piace molto la profumazione agrumata, quindi per carità. Va bene, passaggio obliquo. Allora, per me l'obliquo sul collo è il verso, diciamo, classico del contropelo, per cui appoggio la lama con la costa e poi la lama, e poi leggero non calcate mai, mai, mai e mai, qualunque sia la condizione della vostra barba, l'insaponatura, non calcate mai, perché è un attimo. È un attimo sia tagliarsi che irritarsi. Vedete che la lama è appoggiata praticamente completamente di piatto contro il mio viso. Spostiamo il baffo. Un'altra cosa che è il tipo di passata, ma difficile, non so, dipende da, anche lì dalle abitudini, dipende dalle abitudini. Allora è evidente che piccole passate sono più sicure. Questo
Piccole passate sono più sicure perché sono più controllabili. Questo però si fanno più passate sulla pelle, per cui in realtà, come dire, si rischia di irritarsi comunque di più. Ragazzi, vorrei fare il contropelo. Voi sapete che a me piacerebbe molto fare il contropelo, ma perché lo faccio sempre, ma sono veramente in un ritardo bestia. Per cui mi devo accontentare. Ci sciacquiamo il viso e ci mettiamo l'alume di rocca. Naturalmente delle tre passate canoniche e il contropelo, la passata più soggetta al rischio di taglio e di irritazione. Bene, alume di rocca messo. Scusate che sta facendo casino, arrivo subito. Facendo dei lavori che sembra di avere la gente in casa. Vabbè, sembrava quasi che mi stessero bussando alla porta. Scusate, il bello della diretta. Allora, sciacquiamo il pennellino di Roberto Cavallo, pennello in cavallo di Roberto Cavallo, che come sempre ha fatto un lavoro egregio. Avete visto, ha raccolto in poche passate una quantità di prodotto adeguata a garantire comode due passate, e probabilmente se avessimo rimontato un pochettino il sapone, anche una terza. Pennello di Roberto Cavallo, ecco qua il suo logo. Bravissimo artigiano italiano, che secondo me merita e fa alla grande il suo lavoro. Ciotolina cinese. Vabbè, la ciotolina cinese fa bene il suo lavoro, aiuta il montaggio del sapone proprio grazie alla zigrinatura che possiede sul suo fondo. Non so se si vede. Si vede? Sì, eccola lì. E quindi aiuta. Sciacquiamo il rasoio a mano libera. Attenzione, i rasoi a mano libera vanno sciacquati sempre, puliti molto bene, perché soprattutto se sono dei rasoi vintage, sono dei rasoi con un cosiddetto acciaio carbonioso. Scusate, lo ripongo. Acciaio carbonioso, cioè acciaio che tende a fare ruggine, d'accordo? Ed è un peccato, perché poi veramente la lama viene mangiata via. Quelli nuovi tendono, molti li fanno in acciaio inox, e quindi abbiamo risolto il problema della ruggine, ma attenzione che molti rasoi nuovi sono comunque ancora in acciaio carbonioso, magari arrugginiscono, intanto pulisco il sapone, arrugginiscono magari un po' più tardivamente, però ecco, se vogliamo la parte più fastidiosa, più come dire, più noiosa la rasatura con il rasoio a mano libera. Buono, brava Omega, appunto la pulizia del rasoio, l'asciugatura del rasoio. E poi che dire di questo Via Barberia due frutti? Molto buono, dei tre decisamente a mio naso, a mio gusto, il migliore. Un profumo delicato, ma non troppo delicato come invece mi sono parsi gli altri due. L'avete visto, le proprietà meccaniche di questo sapone sono comunque buone, perché si monta con una certa rapidità e basta prelevarne una quantità anche moderata, per cui sicuramente un buon rapporto qualità-prezzo. Devo dire, dermatologicamente è abbastanza compatibile, perché la pelle comunque la sento abbastanza elastica, abbastanza tonica, ed è vero che però ho fatto soltanto due passate, pelo e pelo obliquo. Però direi brava Omega, dei tre, secondo me il migliore. Mi tolgo l'alume di rocca e ci mettiamo il dopobarba.
dovrei prendere l'abitudine di fare i video nel weekend come fa Mauro di Lernia, perché farli la mattina così presto, mamma mia ragazzi, che fatica. Ma non per voi, perché comunque cioè, vi faccio che tanto la barba me la devo fare. E che veramente si fa fatica a farsi la barba alla mattina. Poi strafaccio, intanto mi incarto. È vero che diventa video verità, però insomma, vorrei darvi un prodotto, come dire, di un certo tipo, non proprio il delirio sconnesso di uno che non sa neanche perché è in piedi davanti a uno specchio. Floyd Genuine, come se piovesse. Va bene. Ci diamo una sventolatina di lussuria, visto che ho fatto soltanto pelo e contropelo, naturalmente direi che possiamo evitare anche la crema idratante. Ultima cosa riguarda la scoramellatura del rasoio a mano libera. Allora, le coramelle hanno di solito una parte in cuoio che serve per ravvivare il filo prima della rasatura quotidiana, una parte in tela o in pasta che è una parte abrasiva un po' più grezza che serve a dare un po' più di vita ad un filo che inizia a essere stanco. Per prevenire le vostre domande, non si può dire quando un filo va ravvivato ogni quante rasature, dipende da un sacco di cose, dipende dalla durezza della vostra barba, dipende da quante passate fate, dipende dall'acciaio del rasoio, dipende da come usate il rasoio, per cui è difficile fare così come quante passate fare sulla coramella, dipende anche lì dall'acciaio, dipende dalla forma del rasoio, dalla sua dimensione, dalla quantità del suo utilizzo. Diciamo che un rasoio a mano libera va scoramellato sul cuoio, non più, secondo me, se eseguita correttamente la tecnica della scoramellatura, di 30 volte sul cuoio prima della rasatura quotidiana. Sul lato tela o pasta si fanno 15-30 passate ogni 10 rasature, circa, mi raccomando, circa. E diciamo che se il rasoio viene scoramellato correttamente, le pietre si usano una volta ogni 6 mesi per rifare il filo del rasoio e riaffilarlo da capo. La rasatura con rasoio a mano libera è soggetta, in quanto a qualità, anche alla scoramellatura. Se uno sbaglia la scoramellatura, distrugge o danneggia il filo del rasoio, per cui il rasoio a mano libera non taglierà più. Ricordatevi, il filo del rasoio a mano libera è la parte più delicata, basta un urto anche piccolo per romperlo e impedire al rasoio di fare bene il suo lavoro. Una volta che si asciuga correttamente il rasoio, vi faccio vedere come, magari con un asciugamano o con un panno in microfibra, che toglie bene anche l'umido, voi create una pinza tra pollice e indice su questo sulla vostra pezzuola e andando dalla costa al filo, quindi dal dorso al filo, asciugate il rasoio, lo asciugate sulla punta, lo asciugate su tutto il corpo della lama andando dalla costa al filo, perché altrimenti rischiate uno di tagliarvi andando dal filo alla costa, di tagliare l'asciugamano e di rovinare il filo. Poi si asciuga il codolo con le zigrinature. Punto delicato è l'articolazione del rasoio tra manico e lama, quindi asciugate bene. Una volta che avete fatto questa operazione, asciugate, se volete, con un po' di anche carta igienica tra le guancette del rasoio. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa con... Facciamo così, salviamo il filo, ecco, asciugate bene una e l'altra per togliere le goccioline che possono restare, perché quel rasoio andrà riposto semiaperto in un ambiente ventilato in modo che si asciughi bene tutto, ma se per caso vi capita di chiuderlo e di lasciarlo chiuso non succede niente se avete asciugato bene anche l'interno del manico. Una volta che avete fatto questo lavoro, io suggerisco, lo suggeriscono tutti, di passare non più di una decina di passaggi sul cuoio della coramella in modo da non ravvivare il filo, ma togliere quel film di umidità che sul filo della lama permane sicuramente dopo l'utilizzo.
Ragazzi, io spero di esservi stato utile, spero che questo mini tutorial vi possa essere di giovamento, vi possa avvicinare alla rasatura con il rasoio a mano libera. Perdonatemi se sono stato un po' frettoloso, ma veramente oggi sono in ritardo e comunque mezz'ora vi ho rotto le scatole lo stesso. Ragazzi, buone sbarbate, ciao!